Diciamo che il quadro ormai è ultimato. Ho avuto qualche problematica in questo lato del viso, più che altro per la tonalità dei grigi, l'accostamento dei grigi. Però da alcune prove, aiutandomi anche con il computer, diciamo che ho trovato quello che è l'equilibrio, quello che ritengo sia l'equilibrio ottimale. Per il resto non ho avuto grosse problematiche e ho qualche punto qui nello sfondo arancione che si era macchiato di colore. Ho provato a mascherarlo perché conservo sempre del colore per paura che ne debba fare uso successivamente. Per fortuna ho conservato questo colore, anche se diciamo non avrebbe dato grosse problematiche perché questi pannelli arancioni sono separati l'uno dall'altro, quindi anche se la tinta fosse stata leggermente diversa rispetto a quest'altra, dovendola rifare tutta, non si sarebbe, diciamo, vista la differenza tra questa e questa. Comunque io ho conservato il colore, quindi lo devo rifare tutto quanto perché purtroppo i ritocchi che ho fatto sono visibili e non mi piace quando sono visibili. Probabilmente dovrò fare questo pannello e quest'altro pannello. Per il resto, poi il quadro si può dire che è finito. Devo aspettare che asciughi questa parte del viso per poi riprenderla, ripassarci sopra i colori per renderli più uniformi. Perché vi ricordo sempre che, in questo genere pop art che faccio io, le tinte non sono miscelate tra di loro, cioè non c'è lo sfumato, ma sono totalmente staccate. Adesso non ho altro da dire, vi ho fatto vedere il medium che ho utilizzato nella parte finale, che è un 33% di essenza di trementina liquin original e olio di papavero e niente. Vi rimando sempre al prossimo video, se vi piace questo video lasciate un like, se volete rimanere informati iscrivetevi ai miei canali YouTube, Instagram e Facebook.